Intanto prendi il giornale. Sì, dobbiamo leggere il giornale. Aspetta che leggo il giornale. C'è posta intanto. Attentata di Hitler. I neozelandesi conquistano Tavernelle. Nel settore orientale del fronte, le truppe della seconda divisione neozelandese, 13° corpo britannico. Come 13°? Ottavo. La 6ª divisione corazzata sudafricana avanza sulle alture presso Greve, ottavo, conquistando le cime dei monti Domini e Fili. La 4ª divisione raggiunge San Giovanni. Ah, ce ne frega. Ah, che belli i trofei d'argento sbloccati così, raga. Bombardamenti. Continuano ad aumentare i danni causati dai bombardamenti tra Firenze e Siena. Dopo il disastro di Poggi Bonsi, anche qui macerie e interruzioni della linea elettrica sono all'ordine del giorno. Mm. Abbiamo usato il telegrafo, sì. Sì, sì. Attentato a Hitler. Dopo l'attentato, compiuto da un gruppo di traditori, le parole di Hitler sono: nell'essere scampato vedo un segno del dovere che mi incombe di continuare la mia opera. Mm. Sì, ha detto 13°, ma c'è scritto ottavo. Alla Romola. Cavi telefonici sono stati tranciati arrecando pericolo alla sicurezza generale. Ogni danneggiamento degli impianti sarà... Ma l'abbiamo fatto noi? Fucilazione. Sì. L'abbiamo tagliato noi i cavi? Sì, sì, sì. Alla Romola è esattamente dove esatto. Stanno loro. Sì, sì, sì. Prendiamo la posta? Sì. Oggi Bonzi... Ospedale psichiatrico. Volterra. A seguito della sua chiamata abbiamo ricevuto il telegramma del dottor D. Dove era ambientato di Dawn of Light? Presa in carico. Non appena la questura emetterà l'autorizzazione, manderemo a prendere la ragazza. Nell'attesa, per evitare che la ragazza faccia gesti estremi, come dai suoi espressi timori, la prego di affidarsi al consiglio del suo medico. Ci stanno venendo a prendere. La ringrazio per la generosa e caritatevole donazione al nostro istituto. Il direttore S. Ospedale psichiatrico. Il signor S. dei Med contro te. Telefono 0782. Ci chiamiamo? Ora che ha scoperto tutto mi vuole rinchiudere in manicomio. Ma intanto toglielo quel telegramma. Forse è ancora peggio. Vuole uccidermi e far pensare a tutti che io mi sia suicidata. Hai visto? Allora... Sto preparando tutto nei minimi dettagli. Lei mi sembra molto perseguitata. Allora, lei è... No, lei è molto paranoica. Paranoica, ecco, la mia parola. Ha proprio paranoia pura. Perché fin dall'inizio pensava che la madre la volesse uccidere. Abbiamo visto quella sorta di transfer, un attimo. Sì. Abbiamo visto quella sorta di scena in cui, secondo quella che è una ricostruzione in base all'immaginazione sua o a quello che è riuscita a ricostruire dalla registrazione di Marta, ma non siamo sicuri che la registrazione di Marta sia vera. Cioè, noi sappiamo tutto sempre attraverso i suoi occhi e le sue orecchie, cioè quelli di Giulia. Non siamo sicuri di niente. Quindi quello che ci fa capire è che la madre di Marta e Giulia abbia tentato di uccidere Giulia perché era incinta di Lapo, che era un partigiano con cui lei non voleva niente a che, avere niente a che fare, ma in realtà era stata Marta a fingersi Giulia, perché in realtà era Marta ad essere incinta di Lapo. Ma Marta era la figlia preferita e quindi risulta che la madre abbia ucciso Marta. Ma è talmente problematica come cosa il fatto che una madre uccida la figlia... che vogliamo vederci chiaro, e finora l'unica nota aggiuntiva è che lei adesso si preoccupa che il padre voglia, cioè che adesso vogliano ucciderla o rinchiuderla nell'ospedale psichiatrico. È anche vero che a corroborare questa cosa c'è il telegramma, ma magari è perché veramente è da ospedale psichiatrico. Infatti questo dobbiamo, è peggio di Beautiful. Esatto. Ci chiamiamo il manicomio, 0782, era ragazzi? Sì, 0782. Sì, sono, per adesso sono ipotesi. Allora, io ho riassunto i fatti, diciamo intrisi un po' di mie ipotesi quella, però le ipotesi possono essere diverse, eh? Gabriel 0683. Dopo le vediamo insieme. Sentiamo. Ospedale psichiatrico di Volterra, come posso esserle d'aiuto? Che poi ce l'avevamo già il numero... Informazione. Abbiamo richiesto un ricovero. Volevo sapere se è possibile annullare la richiesta. L'ordine parte dal municipio della sua residenza, signora. L'eventuale revoca dell'ordine va chiesta a loro, che dovranno decidere se approvarla o meno. Avete già ricevuto il telegramma della presa in carico da parte nostra? Mento? Sì. No, non ho ricevuto alcun telegramma. Allora si affretti, si rivolga al municipio e discuta la questione con loro. Arrivederci, signora. Che poi sapete, questo gioco adesso... mi sta creando una sorta di dicotomia tra il voler continuare a reggere il gioco di Giulia e invece il volerla svelare, cioè cercare di capire. Attenzione, c'è la madre. Oscura ora. Mai.
Devo rimanere il più lontano possibile da lei. Potrei andare cioè, al effettivamente... cimitero per scoprire se Marta era realmente incinta. Ok, andiamo al cimitero. Adesso che noi, per esempio, stiamo ipotizzando che Giulia sia veramente paranoica, è giusto sostenerla nel suo percorso di tentativa di sgattaiolare dal ricovero, oppure no? Oddio, io non sono per i manicomi come erano all'epoca. No, beh, manco, ma quelli erano proprio perché all'epoca disumani. Quello di Volterra, ti ricordi, in The Town of Light facevano vedere che erano proprio... Certo. Devastanti, soprattutto per le donne. Possiamo chiamare il municipio, in effetti. No, la mamma non era morta. No, la mamma non è morta mai. No, la mamma non è morta. Gabriel 0683 aveva le sue ipotesi, ma sulla base sbagliata, però. Ragazzi, non mi ricordo dove devo andare. Sali, cosa? No, no, aspetta, vai, chiama il municipio. Va bene, chiama il municipio, dai. Sei il primo cerchio e ti dico di scendere, devi scendere. Sto premendo il cerchio da 3 ore. È perché forse... Fai scendi. No, in realtà è il quadrato. Cioè, ah, c'era cioè... scritto cerchio, ma in realtà è il quadrato per scendere. Perché è pazzo. Comunque, torno a dire che secondo me la ricostruzione della casa è bellissima. Allora, il numero del municipio, ragazzi, è 6922. 6? Oh, quel 2 è fatto così, ma... Comunque possiamo dire che è impossibile fare così con questo telefono, si deve tenere con l'altra mano. Vero che se no si spostava, devi tenere con una mano. Questo? Eh. No, io mi ricordo che azzicava il dito benissimo. Centralino del municipio di San Casciano, con chi vuole parlare? Ricovero. Sì. Vorrei informazioni su una richiesta di ricovero in ospedale psichiatrico. Attenda gentilmente in linea, signora. Sì, pronto? Vorrei informazioni sulla richiesta di ricovero per Giulia K, mia figlia. Ricovero. Sì, signora. Sì, l'ospedale ha confermato poco fa che manderà il proprio personale per il ricovero coatto. La pratica non è più nelle nostre mani. Oh. Attacco? Fai saluta. Arrivederci. Arrivederci. Forse potevo attaccarlo, mi diceva di chi era la pratica. Vabbè, senti, andiamo al cimitero e vediamo se era incinta cosa, dai. Abbiamo esaminato quella lettera che c'era sulla... Sì, sì. Mi pare. Vicino al telefono. Me le puoi dire quando sono sul posto le cose? Il numero dei carabinieri era 6988. Sì, sì, l'abbiamo visto. Il certificato di morte. Dal registro degli atti di morte di l'abbiamo questo visto, comune. L'abbiamo visto, l'abbiamo visto. Al 174. Sarebbe dovuto essere 1112, no? Niente. Serie 12 dell'anno 1944. Il ritiro coatto significa ritiro forzoso. Del mese di luglio. Volevo del... No, scusa, ho sbagliato. 1944. È morta Giulia K, residente in Via Percerbaia, che era nata in La Romola il 26 febbraio del 1923 e che era figlia del generale Eric K, nonché di Irene K. Alle esequie provvederà Don Attilio D. E alla sepoltura lo spettabile signor Alberto M, presso il cimitero della Romola. Numero di telefono 6537, l'ufficiale dello Stato Civile, generale Galeazzo T. Basta, non mi dire più niente, andiamo lì e basta. Ma con la bici ci devi andare? Ma è lontano il cimitero. Vai, vai, vai. Solo che non mi ricordo dove ci si va. Come si fa a camminare? No. Ma come fanno a ricoverarla se è formalmente morta? Credo che abbiano richiesto il ricovero per Marta. Ma ora non lo sanno, non mi ricordo, non l'ha svelato che sì, in realtà lei sì, è Giulia? Sì, ma non possiamo sapere se in realtà non è mai successo niente di tutto quello. Cioè, non mi ricordo, lei non l'ha svelato ai genitori che in realtà è Giulia? Questa cosa non me la ricordo. Sì, l'ha svelato. L'ha svelato. Sì. Marta è nella cripta di famiglia. Quel posto fa paura. La tata mi ha raccontato che ci andavamo. Ah, infatti, ha detto ricovero di Giulia. Sì, sì. Il coraggio di scendere le scale. Nessuno superava i primi 2 scalini. E ora è lì sotto, da sola, al buio. Avrà una paura terribile. Però il resto del mondo non lo sa. Infatti, l'ha svelato ai genitori. E allora, come che dicono Giulia?
Ah, giusto. Vabbè, ragazzi, andiamo avanti, dai. Vediamo di capirci qualcosa, dai. Adesso è cerchio, ma ti pare? Dai, una mappatura dei comandi un po' così. Scusa, non ho capito. Vuole riesumare la vittima, la sorella? Non ora. No. Perché se lo prendevi, Giulia, ti faceva schifo? Vabbè. Speriamo che non ci sia il custode. Mi mette i brividi quell'uomo. Andiamo a destra. Destra. Cos'è? Niente, un coso. Ah, mi pareva una bambola. Oreste Bachecco. Ma dove devo andare? Là c'è una cosa aperta, andiamo là. C'è un corvo qua. È quella. L'apo. Ah, l'apo. Dovrei aveva 22 anni. Nessuno lo farà. A nessuno interessa. Ah, prendiamo l'annaffiatoio. Hai fatto bene a vedere dov'era, così... Perché tu non esplori. Sì. Grazie, Daryl. Grazie mille, carissimo. Che non corre più? Non corre più. Non si spiega perché non debba correre comunque. Perché ha l'annaffiatoio che è pesante. Sei carico pesante. Ah sì, quindi fa troll. L'annaffiatoio è vuoto. Ma infatti sta c'era facendo... la pompa. Infatti sta facendo un riempilo, no? Maddino. Ma quindi non è vero che era pesante, era vuoto. Già una che fa così è pazza. Una prende la naffia dove là è vuoto, torna. Esatto. Vabbè, senti, va, ci vado io da sola a Volterra, va. Ciao, sono pazza. Non si dice pazza, si dice non sana di mente. Pazza. Ora che ho riempito l'annaffiatoio posso annaffiare. Sì, no, però una che fa non sana di mente è un conto, una che fa così per l'annaffiatoio è proprio pazza spostata. Pazza di catena, come si suol dire da noi. Che poi è fiori di merda. Ma appunto, orribile. Lapo, se tu fossi qui davanti a me, cosa ti direi? Che sono arrabbiata perché andavi a letto con Marta. Ma no, io non sono arrabbiata. Come no? Mi dispiace che mi abbiate tenuto tutto nascosto. Perché se no in tre, no scherzo. Forse. Ma di fronte Sorella. Alla vostra perdita, tutto è privo di significato. Sono contenta che ti abbiano fatto seppellire qui. Saremo vicini. Lo sapevo che il babbo lo avrebbe permesso, anche se militavi tra i partigiani. Per lui questa guerra è solo una follia, come per me. Come per tutti, forse. Addio, Lapo. Ci incontreremo presto. Ok. Tra l'altro lei ha fatto quella sorta di... Ma comunque i nomi sono... Visione, di sogno, sono tutti abbreviati cognomi, sono le iniziali. Di sogno in cui la morte le diceva che la stava per prendere, perché hanno ingannato la morte, Marta era al posto di Giulia, sì. E adesso però toccava a Giulia. Vabbè, ma questo rimane una cosa fine a se stesso, una visione, un sogno, era tra l'altro in seguito alla visione della Dama Bianca, che già di suo è chiaramente una cosa abbastanza... spiazzante dal punto di vista del realismo, per cui... Una tomba senza nome, una vita senza memoria. Prego per te, chiunque tu sia, uomo... I cui nomi sono strani, nel senso tipo Cortesia, Nemesio, Aralda, ma perché... Scolastico, Liliano, Regolino, avranno... Bonfilio, Eraldo, Vespasiana... Cioè vediamo nomi... se c'è qualche... Cioè hanno nomi... Cesira. Zola. Zola è Lorito, Goro. Zola è... Peppo. Peppo, attenzione. Evaristo. Aspromonte. Evaristo, forse. Lucino, Bordino, Ambrosio. Beh, ma hanno cercato di mettere dei nomi che non ricordassero nessuno in particolare. Esatto, sì. Grazie Ambu, grazie. Grazie Ambu. Ma qua non si deve andare. Venanzio però è bello, sì. Cesira. Ma quindi dov'è la tomba di cosa? Tisbe. Epifanio. I passettini nel tuo assenso sono spettacolari. Dove devo andare? Cappella.
una cappella? Sì. Beh, non la sterilità del pianto alle sacre vittime del dovere, ma la celebrazione e lode animatrici di virili energie alla cittadina reverente e orgogliosa. I suoi figli per il dovere e la civiltà nella guerra 15-18 immolati. Ah, della prima immolati, guerra. Sì. Questi sono i caduti nella prima guerra mondiale. Io direi quella porta ben illuminata dal sole è forse abbastanza... Forse i fiori sono freschi, sarà qua. Ah, sì, sì, giusto. Sì. La cripta di famiglia è chiusa. La chiave è nel casotto del custode, come sempre. Il casotto del custode sarebbe questo? Sì. Ora finalmente si convince a prendere la tenaglia. No. Non è questa. Lei vuole una chiave. Questo non è il casotto del custode. Lei vuole una chiave. Quello non è il casotto del custode. Ok. Quello in effetti è la garitta. Per queste cui... sono tutte cappelle. Forse quello è il casotto? Forse questo. Questo? A me questa sembra una cappella in costruzione. No, no. Ah, no. Sarà... Ok, ok. Questa porta è chiusa. Ma io devo adesso assolutamente... devi prendere la... Ok. Questo è molto da avventura grafica. In giro. Cioè, il protagonista deve rendersi conto che una cosa gli serve per poterla raccogliere, altrimenti non sa che farsene e ti dice non adesso. Però secondo me, non lo so, boh. Però qui la potevano sveltire, sì, intanto esatto. Te la facevano prendere, poi facevi. Quindi queste può darsi anche... Queste sono perfette per forzare il lucchetto. Di corsa, prima che il custode torni. Può darsi anche che anche l'annaffiatoio in realtà non te l'avrebbe fatto riempire alla pompa se prima non si fosse accorta che era vuoto. È mistica, ce ne vuole per non accorgersi che era vuoto. Vai Marta, scusa Giulia. Vabbè, quello che è. Io che chiedo scusa al protagonista di un videogioco. Scusa Giulia. Scusa per... Ecco le chiavi. Come fa a sapere che è quella giusta? Non c'è niente. Sì. Una skin. Si possono shoppare? Nuova. Vai, okay. Vai, vediamo. Basta, non posso più andare avanti così. Non posso continuare a fare finta di niente. La mia famiglia è stata massacrata da questi sporchi nazisti. Mia figlia non è stata neppure seppellita. E io ho dovuto seppellire quella mezzo sangue. Una famiglia italiana che si è sporcata con i tedeschi. Bastardi. Ecco cosa sono. Ora cosa dovrei fare della mia vita? Voglio farla finita. Ma voglio portarmi dietro un po' di tedeschi. Non mi vedrete più, ma sentirete parlare di me. Viva la resistenza. Viva l'Italia. Quindi il custode era un... Era un partigiano, tra l'altro vedi? Fuori i tedeschi. Ciascuno sta da una parte. Io mi trovo dalla parte della mia famiglia. Ma non so se è la parte perché giusta. Perché suo padre è tedesco. Sì. Istruzioni per l'uso dell'apparecchio telefonico automatico. Supponiamo che desideriate chiamare il numero 0573. Staccate il microtelefono dal gancio e portate il ricevitore all'orecchio. Ok. Sentirete un suono continuo. Stai davvero leggendo le istruzioni del telefono che hai a casa? Numero 0. Io girate esco. Il disco fino al punto di arresto. Lasciate cosa sta che leggendo? Il disco ritorni liberamente alla sua posizione di riposo. Sì, sì, Giulia, parla, la parla. Operazione per le cifre. Parla, 5, Giulia. 7. Buccia è pazzo. Sì, quei trofei. Ma la cripta è inquietante. Capisco perché avevamo paura da piccole. È un luogo piuttosto tetro. Esploro? Ma è enorme. Però guarda, c'è anche la parte tedesca. E lei qua? L'ho trovata al volo? Ma sono sigillate le tombe? Sì, le saldate, bare? Sì. Non ancora. No. Bisogna mettere pure zinco. Lo stagno. Sì, lo zinco. Lo zinco. Lo stagno. Che Dio mi possa perdonare per quello che sto per fare.
E perdonami soprattutto tu, Marta. No, ma queste cose non si fanno, ragazzi. Ma questo è un reato gravissimo. Aiuto. Aiuto. Io cosa voglio fare di più? Se vuole tagliare la pancia e vedere se è incinta. Ah, giù. È da pazzi. No, ragazzi, no. Questa è la parte censurata, sì. Non mi pare censurata. Puoi saltarla se vuoi. Che faccio? Non vedo perché dovrebbe impressionarmi. È un videogioco. Ah, ok, ho capito palesemente che fa. Allora, ragazzi, vi dico io. Se siete impressionati, vi dico io quando è finita la scena. Oh mio Dio. Ma come vede che c'è un... Come fa? Mio sì. Dio. Ma malformato. O forse erano due gemelli siamesi. Era vero. È finita, incinta. È finita la scena, eh? Incinta di un feto deforme con due teste. Fetus in feto. Di nuovo gemelli. Dicono sia una questione di famiglia. Sì. Ero sempre più sconvolta. Stavo facendo cose che neanche... Non so quale forza mi muovesse. Non mi fermavo più di fronte a nulla. E decisi anche di fotografare quell'orrore. Ma come? Come prova. Per mostrarla a mia madre. A tutti. Così sembrava ancora più pazza, chissà però. Chissà poi perché. Appunto, perché? Perché questa foto? Perché devi fare pure la foto? Ma Giulia! Beh, ragazzi, forse sedimentiamo l'idea che sia andata, eh. A questo punto non so quanto voglia parteggiare per lei. Oh mio Dio, sono sconvolto. Ok. Ok, fuoco. Ora basta. Non ti torturerò più. Tornerò per prendermi cura di te, sistemarti e rimarrò qui. Non è te. Che poi dimostri nulla questo, tanto tempo assieme. Ti amo, Marta. Ma non lasciarla così, però. No, la lascia così, dice tornerò per sistemarti, ma fallo subito, no? Poi per adesso mi secco. Per adesso mi secco, poi lo facciamo. Esplora, dopo. Esplora. Ha le mani insanguinate. Non è che ci sia molto. No. Tutte tombe senza nome. Beh, niente. Sali? Ah, giusto. Sali dove sono sì, io. Sì. Dottore, la devo ringraziare per l'aiuto. Non saprei cosa fare senza di lei. Anche il nostro caro Don Attilio sembra non capire la situazione. Irene, la prego. Consideri l'idea di lasciare l'Italia come le ha suggerito suo marito. Irene è sua madre. Sarebbe meglio per tutti. Soprattutto per la ragazza. Temo che nulla possa farla migliorare. Suo padre sembra non volerlo accettare. Io credo che la speranza sia finita da tempo. Concordo, ma in Germania potrà avere cure migliori, in una clinica specializzata. Il manicomio è una soluzione temporanea per evitare che faccia delle sciocchezze. È un posto da incubo. Lei lo sa bene. Non può volere questo per sua figlia. Certo che non lo voglio. Ma cosa posso fare? È un pericolo per se stessa, per noi, per tutti. È anche sparita una pistola di Erich. L'ha presa lei, chi altri? Sono così spaventata, dottore. Non posso più aspettare. E poi lo sa cosa pensano degli italiani in Germania, vero? Ma sarete con Erich, uno stimato generale. Non c'erano tutte queste scale, tutto questo percorso. No, non era così. Andata, ragazza. Dove sarà? Speriamo non faccia altre sciocchezze. L'aspetterò qui in cantina. Già fatto, prima mamma. Verrà in camera oscura, questo è certo. Rimarrei volentieri a farle compagnia, ma devo correre in paese per sistemare le ultime cose per il ricovero. Grazie, dottore, non si preoccupi. Ci vedremo più tardi.
Lei mi sta aspettando davanti alla camera oscura. Sta dormendo. Devo approfittarne. La spingerò a parlare. Parlerà per paura, pensando poi di mettermi a tacere come pazza. Ma senza che lei lo sappia, io registrerò tutto. Tutti sapranno cosa ha fatto a sua figlia. Devo fare qua? Sto registrando. Sviluppa la foto. Farei troppo rumore. Svegliare la mamma. E che devo fare? Parlaci. Chiudo la porta? No, parlaci. Ah, devo parlare adesso? Sì, e stai registrando. Ma... Ora la sveglio e confesserà. E come se confesserà? Cosa fai, figlia mia? Perché vuoi rovinarti la vita? Ma non l'ha svegliata, l'ha sparato. Gli ha sparato. Non sono stata io. Come no? Ma cosa sto guardando? Tu non hai premuto nessun tasto. No, io non ho fatto niente. Ma c'è, cioè, ma... Ah, qui è proprio palesemente... Che cosa ho fatto? È stata lei a costringermi. Lei ha ucciso Marta. Ma tu volevi solo... Mi crederà ora. Parlarle. Mi porteranno in manicomio. Quei rollini sono la mia unica speranza. Quali no, rollini? No, non hai nessuna speranza. Hai ucciso tua madre. Non c'è speranza per questa cosa. Ecco chi aveva le chiavi della stanza della mia infanzia. Ci andiamo? Prima di sviluppare sì, la cosa? Sì, certo, sì. Ovvio. O prima sviluppiamo la foto? No! Prima o poi una bomba ci colpirà e tutto avrà fine. Che faccio? Sviluppa e poi andiamo a... È andata via la luce. È impossibile sviluppare quel rullino ora. Ok, apriamo la stanza. Ora ho le chiavi della mia vecchia stanza, finalmente. Perché era chiusa? Cosa c'è là sotto? Grazie, Angelo Sanso. Grazie, Angelo Sanso. Grazie. Vediamo. Finalmente posso rientrare nella mia stanza. Il teatrino delle marionette. Quanto mi piaceva. È come essere di nuovo bambina. Giocare con le marionette a quello che accade. Ha appena ucciso sua madre. All'inizio c'era sempre la leggenda della Dama Bianca. Altrimenti nulla aveva valore. Una leggenda racconta che il lago è abitato dallo spirito di una giovane donna, uccisa dall'uomo che amava. Un incontro segreto al lago di notte. Quante aspettative. Giovane dama. Guarda, allora, che bella luna stasera. Che bella luna stasera. Ah. Il mio amato ancora non c'è. Aspetterò. E sta giocando con le marionette adesso. È arrivato. Devi muovere. Cosa succede? Mi sembri strano. Ah, cosa gli faccio dire? Mi hai tradito, so che hai baciato un altro. So che hai baciato un altro. Non ti amo. Non potrei mai farlo. Ti amo. Uccidi. Ti amo troppo. Il pensiero di perderti mi fa impazzire. Non c'erano altre scelte. Per questo ti uccido. Pazza totale, ragazzi. È andata completamente. Che cosa ti ho fatto?
L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia e fu impiccato. Belli versi, Giulia. Come ho fatto a fargli dare il calcio? Il corpo della ragazza non fu mai trovato. E da allora la Dama Bianca prende la vita di una giovane donna ogni volta che gli eventi la riportano indietro a quel triste giorno. La storia con cui lei era ossessionata e che aiutatemi! Ha vissuto. Aiutatemi! Aiutatemi! Ora posso iniziare. Cominciamo a fare chiarezza su quanto accaduto la sera prima di quel maledetto 16 luglio tra me e Marta. Mi accompagni al lago domani? Mi accompagni al lago domani? Con i gesti, perché era sorda, no? In teoria. Voglio scattare delle foto. Voglio scattare delle foto. Non parlava, però in realtà parlava. Andiamo all'alba. Lei dorme. Sai che prende quella medicina, no? Il Pervitin. Dovevi chiedergli se hai visto l'abo, mi sa. Beh, vediamo un po' che succede. Ma... svegliami tu. Ma tanto glielo possiamo chiedere adesso, infatti. Hai visto l'apo ieri? Perché me lo chiedi? L'ho visto andare via dalla stalla. Tu non eri lì. Magari lei era disturbata, Giulia. In realtà l'apo non aveva una storia veramente con lei, non lo so. E lei era anche gelosa, in realtà. Dicono che la guerra presto finirà. Cambiato proprio argomento brutalmente. Babbo dice che perdiamo. Che succederà? Andremo in Germania. Veramente i gesti. Sì, sì. Sì, dai, bella idea. Suppongo siano proprio giusti. Tra l'altro lascia un quadretto con la faccia della morte, vedi?
Andò così. Lo so perché me lo ricordo. La mattina Marta andò al lago facendo finta di essere me per mostrare la gravidanza, sapendo che sarebbe andata anche la mamma. Cosa sarà accaduto al lago? Posso fare solo delle ipotesi. Lei è Marta, no? Sì. Chi è quella? La mamma. Ciao mamma? No. Sì. Ciao mamma. Non penso che sia andata così. Ciao Giulia. Ciao Giulia. No. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Come ti permetti? Come ti permetti di rivolgerti a me in questo modo? Scusami, non volevo essere sgarbata. Voglio fare la gentile. Non volevo essere sgarbata. No, non è proprio possibile che Marta abbia cercato di essere gentile. No, non lo accetta, non lo accetta. Allora, secondiamo Giulia e i ricordi che ha già detto. Però prova tutte le cose. Prendi il coltello. Prendo il coltello? Sì. Dovrebbe spogliarsi lei. Prendi il coltello, voglio vedere. Shh. Prendi il bastone. E subito PvP. Tum. 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 Troppo semplice. Non è andata così. La dobbiamo fare sì, giusta. Ma volevo farlo apposta perché magari ti sblocco un trofeo. Tipo, hai provato tutte le possibili cose con le marionette. Ci stava il backstab qua, eh. Sei incinta. Tua sorella aveva ragione. Mi sono divertita. No, beh, dico, fai il bagno. Moonwalk. Spoglia di entrare in acqua. Prova. In che senso? Tutto questo sua mamma è ancora stesa nel pavimento. Sul pavimento. Ah, il famoso drappo. Sì. Sì. Certo che no. Marta aveva una cicatrice in fronte. Chi gliel'avrebbe fatta? Quindi spogliati. Lei prende il bastone. Quando l'ha ripescata, non era vestita? Sì, in effetti sì. Vuoi farmi del male? Tum. 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 Non penso sia così. Tum. Non mi sembra molto credibile, ma tutto può essere. Vabbè, ma allora che devo fare? Scusami. La dobbiamo azzeccare, dai. Però era buono vedere tutte le, i possibili
finali, perché comunque volevo fare io la prova. Allora, che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Spogliati, sì. Spogliati, voglio vedere la tua vergogna. Non ci penso proprio. Non ci penso proprio. Te lo levo io. Te lo levo io quel vestito, stupida ragazzina. Mi devo spogliare? No, forse lei, forse solo la mamma non si può spogliare. No, non mi sta convincendo sta cosa che si spoglia lei. Sei incinta, tua sorella aveva ragione. Sì, almeno io mi sono divertita. Sì, almeno io mi sono divertita. Te la faccio pagare, sgualdrina! Provaci se hai coraggio. E ma è la stessa scena di prima, così. Sì. È la stessa cosa di prima, no? Lavorerei sugli effetti sonori? Sì, sì, Giulia, non ci siamo con gli effetti sonori. Ah, invece sì! Ah, era giusta? L'ha rivestita. Ah. Potrebbe essere andata proprio così. E il vestito suo, della madre? È no. Come c'è il vestito della madre? Rigiocala. Forse questa è una cosa accettabile. Però non è detto. Forse posso cominciare con lei? Ah. No. No, eh? Abbassala al massimo. Abbassa, abbassa. Ok, vabbè. Prendi il coltello. Non penso che lei volesse uccidere la madre. Io penso che lei volesse farsi scoprire e farsi uccidere. Mi spoglio e basta. Era solo un frammento del vestito della madre. Sì, sì, infatti, lo sappiamo. Beh, oddio, un frammento che poi però trovava... Non trovava anche un'altra parte di frammento. Non era così piccolo. Però quella può darsi che fosse una visione, in effetti. Ok, sei incinta. Pure prende... No, sei incinta. Sei incinta. Tua sorella aveva ragione. E no. E così la annega. Ma lei così si spoglia la mamma? Prendo il bastone. Prendi il bastone, sì. Vai. Ok. E adesso entri in acqua. Secondo me è un frammento. Può essere... Vabbè, spogliati entra in acqua, sì. Però forse così il bastone lo leva. E quindi la annega e non va bene. No, no, ha il bastone. Ok, usa il bastone. Tum. 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 Beh, adesso regge. Adesso regge. È rimasto il vestito della mamma. Mamma non si è rivestita. Potrebbe essere andata proprio così. Ok, continua. Faccio continua? Sì, sì, sì. Non saprò mai con esattezza cosa accadde, ma credo di essermi fatta un'idea. Così la mamma ha ucciso Marta e io le ho sparato. Io non volevo sparare, a dire il vero. È nella mia testa. Ora devo capire. Posso farlo. Grazie, Luclav 99. Grazie.
Questa è la scena di adesso. Sì, vedi? Appena vissuta. Sì. Spezza cosa? Vedi. E spezza. Ma che cavolo è, pa? Un braccino. Mio Dio. Una gambina. Un altro braccino. La taglia a pezzi. Chissà se lo sta facendo davvero. Davvero, infatti, sì. L'altra gambina. Oh, guarda, è rimasta la testina. Sì. Grazie, Bubu-chan Flames. Grazie, grazie, Bubu-chan Flames. Vai. L'ha buttata, la sta seppellendo. Magari questa è la censura fatta su PS5. Ma se è così è bellissimo. Così è bellissimo. Può darsi, eh? Che prendi la testa? Ma che fa? Ero sotto il ponte. Damn. Era solo un gioco. Mio Dio. L'ha fatto davvero. Non è un gioco. Stavo solo giocando. No, no, l'hai fatto davvero. Scherzo. Sotto il ponte. La chiesa. Il paese. Parlare. La dama bianca. Gli obiettivi. Scusami. Dice di andare. Liberati dalla testa. Ok. Ma sta prendendo tutto fuoco. Mio Dio, ragazzi. È caduta una bomba, eh. Ah, vero, vero, sì, sì, sì. Perché tutto il resto del corpo l'ha seppellito e questa l'ha lasciato lì? La testa? Ok, qua, nel ponte. Forse sotto devo andare. Forse devi buttarla da qua. Sicuramente sotto. Tra l'altro, esamina un attimo la testa, vediamola. Sembra abbia... Ah, sì, le ha sparato proprio in testa. Vedi? Sì. No, non l'ha sparato in testa perché sua mamma parlava. Guarda. La pallottola in testa. Ah, vero. No, la prima volta no. Ah, ecco. Ok. Ti scopriranno subito così, cioè nel senso immediatamente. Non la richiude? Ma come gli è finita? Non la richiude. Il rullino nel vestito. Mi ero dimenticato. Ah, sì, dobbiamo andare a sviluppare il rullino. Ah, sì. Ok, la mamma può stare qua. Eh no, dobbiamo seppellirla, però. Non posso. È giunta con la luce così. Con la luce, proprio così la vedono subito. Vabbè, andiamo a sviluppare la foto. Cioè, ragazzi, adesso sto protagonista la sto... E se fai una foto a questa scena? La sto odiando. Prendi la macchina fotografica, vedi se te la fa fare. Vai. Lo mettiamo a fuoco. Sì, a fuoco? Sì. Così. Sì, vai. Ok. Così per peggiorare la sua situazione, ragazzi. Volevo vedere se sbloccava un obiettivo tipo il gusto del macabro.
No, dove sto andando? Dov'è casa sua? Di qua. Ah, di là, giusto. Ci voleva un selfie Lego, sì, tipo. Yo! È tornata la luce. Ora posso sviluppare quei rullini, sperando tullini. Di trovare quello che cerco. Quei tullini. Giulia Passione. Tra l'altro lei ha registrato e ancora sta registrando. Stava registrando e praticamente anche la, cioè il fatto che lei abbia ucciso sua madre è tutto sul nastro. Sì, l'ha pure registrato. Ancora le mani sporche di sangue, peraltro. Sì. Sviluppo questa? Beh, intanto sviluppala. La carta è... non mi ricordo, così? A sinistra la carta. Così? Non è... non è... impressiona non è. La carta. Va bene. Occhio. Vabbè, è un ricordo della giornata, sì. Divertente. Io e la mamma. Metti nell'album, sì, secondo sì, me sì. È simpatica come foto. Secondo me anche come foto al cimitero per la mamma. Sì, sì. Raiden. Io la metterei sul comodino quella foto. Quel giorno la mamma era a pezzi. No, Raiden, madonna. Per la festa della mamma. Mamma, sei un pezzo di me. Tornerò da te, Marta. Insieme sistemeremo tutto. Io e te. No. Metti. Giulia, devi essere rinchiusa, non te lo volevo dire, ma è necessario. Ma è tardi, il danno l'ha fatto. Vedi, vedi là, c'è una lettera. Non l'abbiamo già letta? Lorenzini Merceria, 5 metri stoffa con sì, grigio. Sì. E non la posso saltare. 6 metri stoffa lino bianco, 4 metri raso verde, consegnato il 5 di giugno 1944. Per qualsiasi problema ci contatti a questo numero, 6987. E questo tessuto rosso? Sarà sempre della mamma o lo ha lasciato qui la tata? Mm. Ma questa cosa era da prima. Che la... il rullino nel vestito. Sviluppa la foto. Non l'abbiamo fatto? Ah, cioè, no, abbiamo sviluppato le foto che abbiamo fatto infatti, noi. Infatti, ricordati. Grazie, boss Dove 66. Grazie, boss Dove o Dab 66. Grazie. Esatto. Questa? No. Era questo qua. Questa? Sì. Ma proprio sì. Si vede il momento preciso. Sì, ma è vero. E comunque lei ormai ha commesso un omicidio. Prova a telefonare alla sartoria. Infatti ora ci chiamiamo. Vediamo se quella cosa è di sua madre. Midna, perché non le fai precise? Le mani non se le lava, no, devono essere sporche di sangue. Ma non è sua allora mamma. È vero. Ho ucciso io mia sorella. E lei, infatti. Ho fatto di tutto per nascondere la realtà. Ho ucciso mia madre. Ma lei era innocente. E io? Il mostro sono io, non lei. Non merito di vivere però. Un secondo di più. Forse le rivedrò e potrò cercare di farmi perdonare. E se dopo la morte non c'è nulla, sarò almeno libera da questa sofferenza. So che non è giusto,
ma non posso. Non ce la faccio più. Spara. Al soldato, al soldato. Sparai. Così per peggiorare la situazione, Raiden. In piena testa. Ma non fu una buona idea. Non era venuto da solo, ovviamente. Quando entrarono gli altri, chiusi gli occhi. Sentii un grande trambusto. E poi un dolore acuto al ventre. Mi stavano prendendo a calci mentre uno di loro cercava inutilmente di convincersi che il soldato a terra fosse ancora vivo. Mi colpirono sulle costole, sulla schiena e sullo stomaco. Non riuscivo a respirare e allo stesso tempo avevo i conati di vomito. Fu ordinato di mettermi su una sedia, legata talmente stretta che non sentivo più né le mani né i piedi. Sulla sedia accanto a me c'era mio padre. Respirava, ma sembrava privo di sensi. Quello che comandava cominciò a farmi delle domande. Mi picchiava sul viso e sulla testa con un piccolo bastone, così forte che pensavo che mi si sarebbe spezzata la testa. In bocca il sapore del sangue e pezzi di denti. Muovendo la lingua sui denti pensai che non avrei mai più potuto sorridere. Un pensiero frivolo, ma dolorosissimo. Parte del labbro superiore era tagliato e penzolava. Con la lingua e il labbro inferiore cercavo stupidamente di rimetterlo al suo posto. Vomitai. Mi costrinsi a confessare che mio padre svolgeva non so quale tipo di attività all'interno dell'esercito tedesco. Io non ne sapevo nulla. Provai a spiegare. Dei partigiani, però. Sì. Ma quelle botte. Erano venuti a cercare suo padre. Qualsiasi cosa per fermarlo. Qualsiasi cosa. Appena confessai, il generale disse: sono bastati due schiaffi e hai venduto tuo padre, puttana tedesca. E ordinò di sparargli. Fu un attimo. Neppure cambiò posizione. Una strage. Poi indicò uno dei soldati e quindi indicò me. Era arrivata la mia ora. Uscirono tutti, tranne il soldato che aveva l'ingrato compito. Volevo morire, forse, ma non così. Il terrore mi pervase. Sentii il rumore del mio corpo che evacuava. Avevo la pistola puntata sulla fronte. Non riuscivo a guardarlo in faccia. Evacuava? Puzzavo. Mi sentivo indegna. Vidi che spostò volontariamente la pistola e sparò senza colpirmi. Gli avevo fatto pena. Era scritto da qualche parte che io non dovevo morire. Tagliò rapidamente le corde e mi spinsi a terra dicendo ad alta voce: ecco fatto! La puttana tedesca è sistemata! Rimasi immobile e lui se ne andò. Svenni nuovamente. Non se lo merita tutta sta pietà. Non è che lui lo sa. Però chissà se si poteva fare tutto diverso. Infatti... cioè se avessimo indagato meglio. Quando con me la merceria, che ne so, non so se ci sono più finali. Certo, per forza. Vuota, e il dolore dominava su tutto. Erano tutti morti. Ero sola al mondo ormai. Dice morti. Provai il desiderio di sentire la loro voce un'ultima volta nel registratore del babbo in camera oscura. Sempre che i soldati non lo avessero distrutto. La borsa di Giulia è stata rimossa dai soldati, ma può essere ancora trovata. Ah. Ora la sveglio e confesserà. E come si confesserà? Cosa fai con quell'arma? È pericoloso. Abbassala. Parla. Dimmi tutto adesso. Dimmi che cosa hai fatto. Va bene, tranquilla. Ti racconto tutto. Ho trovato quello strano biglietto al risveglio. E ho capito che c'era qualcosa di sbagliato. Qualcosa che andava oltre le tue normali stranezze. Sono venuta a controllare, ma in camera da letto non c'eri. Parlavi del lago, mi sono preoccupata. Fatto che lei fosse incinta. Quindi ho chiamato tuo padre e siamo venuti a vedere cosa succedeva. Ti abbiamo trovata seduta in biancheria intima sulla riva del lago. Ripetevi che non era successo niente e cose del genere. Ti ho abbracciata per cercare di consolarti, ma tu non hai più parlato per giorni.
certo Marta io non è mai esistita. Non avrei mai voluto, ma ho paura che tu possa farti del male. Ti stavi facendo veramente. Come non mai esistendo? Cos'altro potevamo fare? Tu hai ucciso mia sorella. Ora hai paura e ti inventi delle storie. Non è vero, forse? Ma non ci casco questa volta. Ma cosa stai dicendo? Tua sorella? Ti prego, no. Io stavo male, non sapevo quello che dicevo. Sono passati così tanti anni. Eri piccola allora. Pensavo che quella follia fosse dimenticata. Per What? Tutti. Devi stare zitta! Non parlare. Non dire più niente. Cosa fai? Non c'è mai stata Marta. Perché? Ma come no? La vita. Non sono stata io a sparare, mamma. Non sono stata io. Ma che vuol dire? Non sapevo più chi ero. Si era sgretolato tutto. Avevo paura di me stessa e... Mio Dio, era terribile. Lei si era sempre immaginata sta sorella... No, magari era stata una... troppo buona. Un parto problematico per cui sai che certe volte i gemelli di due ne nascono uno, ne nasce uno, no? Cosa avrei dovuto fare? Il pensiero andò al teatrino. Oppure quando erano piccole, Marta è morta veramente, ma quando era piccola. Così mi precipitai a giocare di nuovo. A giocare di nuovo con le marionette? Il teatrino. Un'altra volta, Giulia! Ecco la borsa. Non era tanto difficile da trovare. Pensavo dovevamo andare nella base dei partigiani a prenderla. Infiltrarsi. Infiltrarsi, sì, sì. Dov'era la... Vi ricordate? Aspetta, intanto vediamo questi. Sacro cuore di Gesù. L'accendino. Ah, nella sua stanza, sì. Però il telefono... Posso sempre telefonare alla sartoria. Vediamo. Telefoniamo. Merceria. Merceria, 6987. No, sbagliato. Già sbagliato. Per questo motivo il feto di Marta aveva due teste. Sì, era simbolico, era rappresentare qualcosa. Quindi non ha sventrato nessuno? Potrebbe averla sventrata lo stesso, ma essersi immaginata il feto potrebbe non essere... Ma chi ha sventrato se non esiste? Potrebbe essere... No, nel senso... Potrebbe essersi... Giusto, 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 mi fa confondere. Quindi nella bara non c'era nessuno, non c'era nessun funerale. Non ora, niente, vabbè, andiamo. Vedi la foto? Vedi le foto tue nel menu? Vedi che foto hai? E dove sono? Questo è? No, questo è il... No, no, aspetta. No, l'album è qua, scusate, ho sbagliato. Che stai facendo? È quello al centro. No, quelli no, sono è tarot. Questo, è questo. Ah. Questo è, vedi? C'è la foto. Però dipende se lei si immagina tutto, sì, capito? Cioè, non è che lo possiamo sapere. Sì. Non c'è stata nessuna bara. Non ho capito, ragazzi, cioè, non lo so. Non vedo proprio... Ah, l'accendino, giusto. Infatti, se ci fai caso, mi sembrava strano... Che l'unica stanza fosse quella di Giulia. Perché qua c'è la stanza Giulia e non c'era quella di Marta? E guarda, i due letti... A parte è scomparso tutto il resto. Vabbè, ma se lo i sono due portato... letti? I due letti nella stanza invece di Giulia e Marta? Ma perché era la casa della tata? Quindi letto? C'era un letto e un altro letto, ma... Vedi che nomi ci sono? Marta, vedi? Apri? Non si può fare. Non lo apre. Vedi Giulia? Quindi qua, e allora chi è Marta? Grazie Zeta Guac, grazie. Zguac. Non lo apre. E le foto in cui erano tutti quanti insieme? Non c'erano delle foto in cui erano tutti insieme? Sì, ma non farci troppo caso. Perché appunto potrebbe essere tutto frutto della sua mente. Comunque, va bene, vai. Magari la tata aveva una figlia che si chiamava... No, aveva... Boh. Può darsi alla tata... La tata come si chiamava? Non lo dice. Sì, ma sì, sarà morta da piccola, Marta, può darsi.
Questo è quello che mi rimane dei racconti della mamma. Mamma stava per morire partorendo. Della mia infanzia a casa ricordo poco o nulla. Devo provare. Forse sono proprio lì le cose importanti che dovrei sapere. Come va, signora? Sento un dolore fortissimo. Il fatto che lei giochi in queste cose è assurdo. Le serve nulla, signora? Io posso andare... No, vabbè, aspetta. Ci siamo, è giunto il momento. Apro le finestre. Tutto è pronto. Aiuto, qualcosa non va. Eric, aiuto! Irene sta male. Ok, aspettiamo Raiden. È arrivato il padre. Cioè la madre si sentiva male, è arrivato il padre. Perché stava partorendo? Sì. Come stai, tesoro? Ma dice, c'è qualcosa che non va. Nel parto. Sempre più debole. Grazie, salvo Mast. Sono due. Chiama qualcuno. Dottore, corra! Irene sta male! Fa il verso. Fa il verso suo padre. Tranquilla, Irene. Questi dolori sono naturali. Spinga, Irene! Che fai? Ma non posso fare. Spinga, Irene. Vai. Non posso, vedi? Non dai, faccio così. Non capisco. Spinga, Irene. No. Okay. Esatto, devi fare così. È nota. È nota. Sto male. Mi sento andare via. Andrà tutto bene. È nata una bambina. Ho sofferto tanto. È nata una bambina. Io l'ho fatta soffrire tanto. Fin da quando sono nata. Marta si chiama. Mamma, ho fame. Okay. Vabbè, ha sofferto come tutte le donne partoriscono. Beh, oddio, che... stava rischiando la morte. Vabbè, però non è che odi tua figlia per questo. Ma
poi non l'ha finito in realtà. Secondo me qua c'è un trofeo. Scusa, sei nata Mark allora, Giulia? Non è ora di mangiare, piccola rompiscatole. Sì, c'è chi perde il tempo in colpa il figlio della sofferenza, sì, però. Mamma, ho sonno. Ora non si dorme, insopportabile piagnucolona. Mamma, devo fare pipì. Tipo i bambini dei Sims quando sono maltrattati, che non vanno in bagno. E io cosa posso farci? Non mi esasperare. Mamma, ho sete. Basta adesso! Vai in camera tua! Sparisci dalla mia vista! Non ti sopporto più! Del palloncino, il cane si è spaventato. Le mani non bastano questa volta. Te lo dovrai ricordare per sempre. Mamma, io non volevo. Non volevo. Non mi picchiare, ti prego. Tam. Tam. Questo è solo un gioco. È solo un gioco. La Dama Bianca ha detto che i miei ricordi perduti sarebbero tornati a farmi compagnia nei luoghi della mia infanzia felice. Questo è l'unico luogo in cui io sia stata veramente felice. Sono quindi questi i miei ricordi. È questa la mia vita. Non capisco, allora è nata Marta. Ah, non ha parlato più. Tesoro mio, anche la mamma ti vuole tanto bene. Da quella volta si è spaventata. Perché probabilmente la mamma l'avrà picchiata davvero. Col bastone, il famoso bastone. Da quella e volta... per questo poi l'hanno chiusa al manicomio la mamma? Mm. Sì, perché aveva il trauma post parto, molto tardivo, nel senso non... No, probabilmente... magari si è sentita in colpa per aver picchiato la figlia. Sì, però era così nei confronti della figlia. Beh, Giulia, gioca con tua sorella. Ma magari questo è quello che si... Andiamo avanti, magari un ricordo che ha lei. Giulia, ma... gioca con tua sorella! Marta, non ti va di giocare con tua sorella? Potrebbe essere anche un'idea della madre, una finta sorella, no? Immaginaria. Cosa succede? Giulia ti ha fatto piangere? Io non ho fatto niente! Ora ti faccio piangere io! Tipo che ha dissociato forse... Maleducata! Non so, non...
so se la dissociate la madre o la dissociate la figlia. Non la sto capendo sta cosa. Ma cosa fai? Sei impazzita? Chi dico? Sono arrabbiata con te. Sono arrabbiata con te. Te la faccio passare io la rabbia, stupida ragazzina. Vieni con me ora. Scusa, mamma, mi dispiace. Vieni con me. Ora ti metto a posto io. Ah, sappiamo per certo che ha partorito una bambina sola. Mm. Però secondo me da quel trauma che l'ha picchiata, o è la mamma che ha creato questa nuova entità convincendo sua figlia e Giulia era quella che le picchiava, mentre Marta era quella parte. Oppure è un trasferto, cioè, che ha fatto la stessa figlia. Oppure è la stessa figlia che ha fatto così, che si è autoconvinta che ci fossero, che quella che picchiava era Giulia e quella brava vero, era Marta. Tant'è vero che la madre, rivolgendosi a Giulia quando nella registrazione, quindi prima che lei le sparasse, ha detto: ma la cosa di Marta, la cosa di tua sorella è una cosa vecchia, l'abbiamo chiusa anni fa, cioè una cosa del genere. Ah, diceva questo, non me lo ricordo. Tipo, vabbè, è una cazzata che facevo io, tipo, per... Sì. Vediamo. Dal momento del trauma si è creata una Giulia immaginaria da parte di chi è poco esatto, chiara. Esatto, perché potrebbe essere stata Scusa, anche la madre. Mamma, non lo faccio più, prometto. Troppo tardi, queste false lacrime non ti serviranno. Una volta ho visto un corto italiano sulla... parlava di igiene mentale. Stai ferma! E c'era praticamente, scusa un attimo, una madre che picchiava in maniera molto violenta i suoi figli. Però poi quando era intervistata diceva: no no, ma io non picchio i figli, io... i miei figli, quando li picchio sono altri bambini. Sì, capito? Cioè, sì, secondo me cioè, è strano che la mamma sia stata al manicomio. Ci sarà un motivo, no? Quindi secondo me è stata la madre che ha creato Giulia. Sì. A livello che ha convinto la figlia. Potrebbe essere una buona ipotesi, però potrebbe esserci anche tanto condizionamento da parte di Giulia Marta. Grazie Slifer RK. Grazie Slifer RK, grazie mille. Aiuto! Ora ti faccio passare io la voglia di abbaiare! Lascia il mio cane! Quindi dite che la madre chiamava Marta Giulia per non farglielo pesare? Sì, cioè creava, esatto. Penso. Tipo sì. Che la cattiva non era più Marta, ma era Giulia. Prima c'era stato il casco, era inutile urlare. Non lo vado, sto vizio. No, mamma, ti prego. Ma come ha cotto il cane? Sei pazza. Certo, ora ti faccio vedere quanto sono pazza. Ma... aveva fame dopo tutto. Aiuto, papà! Aiuto! Inutile gridare. Tuo padre non c'è, come sempre. Ma orribile questa cosa. Ora lo mangerai. Scommettiamo. È normale che sia diventata pazza pure la figlia. No. Mangia. Psh.
Non mangio! Ho detto mangia! Mamma mia. Bisogna vedere quanto se lo stia inventando lei e quanto sia successo davvero. Secondo me questa è la spiegazione. Se è la spiegazione, allora cioè, la mamma si è meritata. Mi viene di rigiocarlo tutto per vedere, per capire questi dettagli. Che cosa era successo, che tutto si sconvolgeva di nuovo. E poi tirare fuori quei ricordi era come cercare di estrarsi un dente da soli. Quasi impossibile. Troppo doloroso. E se mi fossi sparata io invece del soldato? Mi aveva detto che la chiesa appunto, è un luogo sicuro. Viene di rigiocarselo. Casa e madre dei suoi figli. Don Attilio. Dovevo parlare con lui. Lo dovevo chiamare al telefono. Chiamiamo Don Attilio. Quantomeno... C'è un telefono qua magari sopra. Se poi salvi, salva in un... salvataggio a parte. Poi salvo sempre in un nuovo sì, salvataggio. No, esatto. Don Attilio, 6938. Don Attilio, chi è? Padre, mi aiuti. Sono tutti morti. Il babbo, la mamma, tutti. Giulia, vieni subito da me, non stare da sola, è pericoloso. Vieni in paese, potrai stare con me e mi racconti tutto, va bene? Va bene, padre, ma prima voglio giocare un po'. Giulia, non fare fesserie, vieni subito qui in paese. Voglio giocare. Voglio giocare? Andiamo in paese, non devo giocare. No, andiamo in paese. Ci possiamo andare in paese, no? Sì. Vedi la mappa? Il teatrino, vai a San Casciano. Vedi mappa? Cioè? Ah. Devo andare giù. Ok, quel paese che è là sotto che spuntava chiuso, giusto? Da qui? Penso di sì. No, quello è il cimitero. Penso sia qua a destra. Il paese a destra, sì. Vediamo... o a destra o a sinistra? Beh, sembra a sinistra. No, ma a sinistra c'è una casupola qua. Mi ricordo, ti ricordi? Cioè, cosa, perché me la segna sta casupola? No, però non posso farci niente. Vabbè, andiamo a destra. Vediamo va. Qua dove stai andando. Aspetta, aspetta. Toscani. In tutta Italia il popolo combatte contro l'invasore tedesco. Più di un terzo d'Italia è stato liberato dall'odiato invasore. Grazie, parliamo sappiamo di videogiochi per il Raid. Grazie, Frausone. Che i tedeschi consolidino il loro potere su di voi. Il giorno della vostra liberazione si avvicina. La vostra liberazione è sicura. La vostra regione è di capitale importanza nella guerra di liberazione. Ostacolate i tedeschi rifiutando in tutti i modi di cooperare con loro. Vabbè, comunque questa è una cosa di... non è... Interrompo, ragazzi, semplicemente... Sì, è storia, è storia. Non è... Allora, stiamo giocando la parte finale di Martha is Dead. Sì, per infatti, i nuovi arrivati da Frauso. Quindi se siete interessati, se l'avete già giocato, volete vedere come lo finiamo noi, perché a quanto ho capito ci sono finali multipli, restate. Altrimenti, se non volete spoilerarvelo, insomma. Vi abbiamo avvisato, ragazzi. Penso sia a destra qua. Ma se vai a destra...
Guarda, aspetta, guarda dritto. Qua c'è il cimitero. Ok, poi... Ok, andiamo di qua. No, non lo definirei un horror, è un thriller psicologico. Molto psicologico, molto... Sì, sì, lo definirei un thriller, sì, sì. Dagli autori di The Town of Light sono italiani. Questo è un gioco italiano al 100%. Straniero ci sarà stato a sviluppare. Quei ragazzi li avevano uccisi tutti ed era colpa mia. Avevano la mia età. Alcuni erano nostri amici. Non pensavo che sarebbe andata così, ma era ovvio. Cosa mi aspettavo? Mi sentivo una vigliacca, ma cosa potevo fare? Avrei dovuto tradire mio padre. Era mio padre e lo amavo. Lapo era mio amico e lo amavo. Da che parte stavo? Io ascoltavo solo il mio cuore. Pensavo fosse giusto. E invece era la cosa peggiore da fare. Grazie Marco Terzi 95. Grazie anche per il bel commento. Attenzione. Tu vai sempre a inalare in prossimità di generatori, eh? Ti piace proprio il diesel. Sì, sì. Ma... sono tutte marionette. Varcata quella soglia, persi definitivamente il contatto con la realtà. Morivano tutti, mentre io sopravvivevo a tutto. Questo è il suo padre e sua madre, lei da piccola. E sempre, sono sempre scene della sua famiglia in varie epoche. So come andarono le cose. Ricordo solo una grande luce e poi mi stavano facendo delle fotografie. C'era un uomo vestito di bianco, un dottore, immagino. Mi faceva delle domande, ma io non capivo cosa mi stesse chiedendo. Scrisse qualcosa su un foglio e due infermiere mi portarono via. Vabbè, è andato al manicomio. Ero in manicomio. Ma gli infermieri non gli facevano ero domande. In manicomio, sì. Donne che parlavano da sole, altre che piangevano, altre che si cospargevano con i propri escrementi. Poi c'erano quelle violente, quelle che cercavano di farsi male in tutti i modi. Poi cominciarono a farmi delle iniezioni. Scuotevano tutto il corpo. Mi ruppi un paio di vertebre e una caviglia. Si chiamava cardiazol, mi sembra. O qualcosa del genere. Ero come un fuoco che non si vuole spegnere. Quando sembra soffocato, eccolo che divampa più forte di prima. Alla fine, però, vinsero loro. Non ci fu più bisogno di alcuna terapia. Qualcosa era morto dentro di me. Ma ciò nonostante, mi ostinavo a proseguire in questo viaggio doloroso. Ero più forte di quanto avessi mai potuto immaginare. Sai che se lei già è andata al manicomio non avremo risposte chiare. Dobbiamo dedurre. Io avrei esplorato di più la città. Nella versione PC dice che si masturbava tutto il tempo? Sì, 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 questa cosa l'hanno tolta.
Chi sei tu? Aspetta, aspetta. Voglio delle risposte. Non andare via. Parlami di Marta, ti prego. Oddio, io sono Marta. Marta non esiste. Bisogna vedere quanto determinante è una risposta del genere. Cioè, se in realtà poi possiamo chiedergli tutte e tre, chiederle tutte e tre. Io avrei detto Marta è morta, no? Marta è morta, presume che esisteva e l'ha uccisa, no? Potrebbe essere anche simbolica come cosa. Secondo me Marta... Secondo me lei è Marta. Sì, Marta non esiste. Cioè, non esiste un'altra... Secondo me quando è nata era Marta. Quindi secondo me io sono Marta. Rispondo io sono Marta. Marta, Giulia. Non c'è più alcuna differenza. Io sono sia Marta che Giulia. Vedi? Quello che vuoi. Siamo noi, è vero. E la mamma... Vedi, lei continua a parlare con se stessa così. L'abbiamo uccisa davvero la mamma? Perché a questo punto non lo sappiamo. Sembra se l'abbiamo... Sembra di sì, stando alla registrazione. Se l'abbiamo uccisa davvero. Non lo so. È morta la mamma? In teoria sì. La mamma è morta. Nessuno lo sa meglio di me, purtroppo. Inutile cercare di illudersi. Ho fatto quello che penso di aver fatto. Sì, maledizione. È successo veramente. L'ho fatta a pezzi e l'ho seppellita sotto il ponte. Tutto quel sangue. Oh mio Dio. Lo sapevo. E il babbo? Anche questo è successo veramente. Sì, secondo me veramente i partigiani l'hanno ucciso. Penso, no? Ma non penso che cambi granché. È successo veramente. Gli hanno sparato davanti a me. Paura, dolore, vergogna. Non riesco a rimuoverlo, ma neppure a riviverlo. Purtroppo lo sapevo già. E la Tata? Eppure lei è morta. Sappiamo, la Tata, però... sappiamo che è morta nella casa dove stavano loro in centro città. Però non l'abbiamo vista. No, non l'abbiamo vista. Potremmo dire non so, ma in teoria è morta. Però diciamo è morta. Povera Tata. Lei non c'entrava davvero nulla. Ma è morta nella nostra villa. I bombardamenti. Noi ci siamo salvati rifugiandoci per tempo a casa sua. Privilegi di gente ricca. I sentimenti contano poco. Ma perché non è rimasta pure povera lei? Povera Tatina mia. Ho paura a chiedere di Lapo. Ecco, Lapo siamo sicuri che... Lapo com'era morto? Gli hanno staccato pure le gambe. È sparato. Sparato dai soldati tedeschi che stavano cacciando i partigiani. Lui era un partigiano e hanno sparato pure a Giulia, Marta. Lapo non esiste? No, Lapo è morto. È morto. O Lapo non esiste? No, è morto. È morto. Poi potrebbe non esistere, però intanto... Allora, diciamo quello che sappiamo. E noi sappiamo che è morto. Sì. Lapo è morto. È esploso su una mina. Amico sì, lui di una è esploso, vita. Sì. Si era messo nei guai e ha pagato. Come ricordavo, purtroppo. Un'ultima domanda. La gravidanza? Io qui mi manterrei sul Marta era incinta. Così veramente è mind-blowing e ci confondiamo totalmente. Però... probabilmente lei stessa era incinta. Forse non era incinta veramente. Forse no. Come facciamo a saperlo? Secondo me nessuna gravidanza. Lei non è incinta come vedi, no? No. Quindi secondo me nessuna gravidanza. No, le foto lasciate perdere. Le foto sono... non sono... secondo me sono immaginarie. Nessuna gravidanza. Lei non ha gravidanza. A meno che non abbia avuto la...
Vabbè, ma io... il sangue sul letto, le perdite. Io direi io ero incinta. Forse io ero incinta. Io ero incinta e ho avuto un aborto spontaneo. Tutto quel sangue quella mattina. Poi la mia mente ha deciso che le cose erano andate diversamente. Ok, lei qui sta... Chissà cos'altro. È più lucida. È più lucida, ma ora sì. Basta. Tutte queste domande sono inutili. Non è vero. È tutto dentro di noi. Basta girare lo specchio. Non è tutto solo il riflesso di un'essenza inconoscibile. Poco più di uno spettacolo di marionette. Ah, ok, dicevo che poteva essere questo o poteva essere un'altra cosa. Braccia pronte a tutto, anche ad uccidere. Gambe sempre pronte a scappare. Il ventre che ha concepito nel peccato. Dice l'apo nella lettera, però parla di Marta e Giulia come due persone diverse. Ma magari lui era consapevole di questa duplice personalità di Marta sì, e Giulia. Dovete leggere tra le righe ormai. Cioè magari gli altri si rivolgevano a lei perché lei parlava di se stessa come due persone, no? Cioè non lo possiamo sapere. Assecondava, no? La mente, infine. Non lo so di preciso. Per proteggerci. Assolutamente non ci possiamo più fidare di niente di quello che dice lei. Comunque sia, non possiamo vivere così. Non è vero? Ci penso io. Non devo preoccuparmi. Cercherò di dormire se ci riesco. Ci penso io. Ma cosa? Se c'è scritto salta sarà impressionante. Però... Sì, lei stessa è diventata la marionetta di se stessa. Grazie Bonnie, 1992. Grazie. L'io che si scompone totalmente piano piano perché è incomprensibile persino a se stessa. Sta tagliando le vene. È inevitabile che si suicidi. Il 26 luglio San Casciano fu bombardata e la chiesa fu distrutta. Ma io non ero lì allora. Ero già in manicomio. Ancora una volta, testardamente, non ero morta. Le bombe non mi avevano uccisa ed ero sopravvissuta anche a me stessa. La prova più assurda, quella più dura. Ma la guerra ora è finita da tempo. Là fuori e soprattutto dentro di me. Ero dalla parte sbagliata del cancello, ma ora posso voltare pagina. La vita sta aprendo di nuovo le sue porte, non è vero? Se non fossi stata così fortunata da sopravvivere a me stessa, avrei buttato via tutto. Pensiamo che i pericoli siano attorno a noi, pronti ad aggredirci. Ma quelli più subdoli e ingannevoli sono dentro di noi. Crescono senza che ce ne rendiamo conto. Ci fanno soffrire e ci spingono a perdere il senso e il rispetto di noi stessi. Avrei voluto chiedere aiuto. Ma ero sola. Questa è la mia storia. Grazie per essere qui, di avermi ascoltata. Ora sono pronta per andare. Quanto ci vorrà per arrivare a casa? Oggi fortunatamente è possibile chiedere aiuto anche se siamo soli, anche se siamo disperati, anche se ci sembra che la vita non abbia senso. Non c'è nulla per noi, è solo perché non riusciamo più a vedere. C'è sempre qualcosa di importante, magari proprio dietro l'angolo. Questo è un messaggio quasi obbligato, diciamo, al termine di una storia che comunque narra anche di suicidio, no? Guarda, molto bello questo messaggio finale, molto molto bello.
appello è anche obbligato, nel senso che ormai quando si tratta di suicidio si deve fare, però ci sta. Oh, a me è piaciuto. Aspetta, vediamo. Tanto. Sì, no, è stata comunque... Cioè, nel senso, secondo me ancora abbiamo, come si dice, visto solo una parte del gioco. Sì, sì. Cioè, sì, secondo sì. me c'è davvero ancora tanto da esplorare e da scoprire. Però a me è piaciuto molto. Bravi, bravi, bravi. Bravi, bravi. Sì, ma loro si sono dimostrati bravi anche per... Cioè, alla fine non era una cosa soprannaturale, era una cosa super psicologica. Ma loro hanno questa scorza, diciamo, questa tendenza, no? A trattare temi della, diciamo, di igiene mentale, della... The Town of Light era ambientata proprio nel manicomio di Volterra. Sì, sì, sì. E quindi... Stavo vedendo se c'era qualcuno che conoscevo di persona... Ovviamente poi Wild Productions è il produttore, che tra l'altro credo siano, non so di dove sono, però non sono italiani, questi no, ovviamente, si vede. Vediamo se saltiamo, magari ci dà. Ah, posso velocizzare, sì, è una bella cosa. Ah, Caracal si è occupata della versione PS5, se non sbaglio. Ha colpito. Ah, ecco, c'è Lorenzo. No, che oh. Ciao ragazzi, grazie per aver giocato a Mid Art is Dead. Siamo lieti, vi sia piaciuto. Un saluto a LK9. Oh, grazie. Grazie a voi. 80%. Cioè? Mi sono persa delle cose. Per forza. 20%. Ci sono 4 finali. Eh sì, per forza. 4 finali. Ah, finale 1, 2, 3, 4. Chissà quale finale abbiamo preso noi. Comunque mi viene di rigiocarmelo per scoprire tutte le cose e vedere se è vera la nostra teoria, se abbiamo capito bene oppure no. Ma io... Comunque complimenti veramente. Volevo prendere anche la versione fisica da Limited Run. Ho visto che c'è. Sì. Beh, una bellissima esperienza. Sì, che tra l'altro è anche... come dire, concessiva, l'unica che potevamo giocare in questo periodo di Elden Ring. Sì, esatto, molto molto concessiva. Perché è proprio tutt'altro genere, veramente non è chiaramente richiesto lo stesso tipo di impegno, lo stesso tipo di approccio. E, sì, ma noi avevamo già apprezzato, allora che si sappia, Lorenzo, noi avevamo già apprezzato The Town of Light, l'avevamo fatto pure sul canale, non tutto mi pare, perché poi l'avevamo lasciato un po' a metà. No, ti ricordi che c'era un problema? No, è che proprio... Di salvataggi, mi pare. Ti ricordi che sì, non... Sì, ma perché avevo fatto pasticci io. Sì, all'epoca un po' di pasticci. Avevamo cambiato PC, insomma, un casino. E... Bene. Comunque, a me piacciono molto più le storie di questo tipo, con argomenti più terragni, piuttosto che paranormale, no? All'inizio io temevo fosse un po' più così, invece no.